Ciao marini di YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Oh, finalmente ragazzi, siamo tornati. Erano quasi 20 giorni che non pubblicavo un nuovo video, ma era dovuto al fatto che ho dovuto organizzare un po' le idee dopo la fine di Summer Day. E vi chiedo scusa per l'attesa. Intanto ragazzi, vi ringrazio per i 1715 iscritti. Speriamo a Natale di poter raggiungere finalmente i 2000. Ma intanto vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, soprattutto perché questo video rappresenterà il sequel di uno dei video più visti del mio canale, che a voi è piaciuto moltissimo, a me è piaciuto tantissimo realizzarlo, è piaciuto anche al creator originale del video che siamo andati a reagire quella volta, quindi spero tanto che anche questo sequel possa eguagliare la bellezza dell'altro. Mi sto riferendo al video sulla sigla mai tradotta di Tom e Jerry Kids, tradotta dal grandissimo Capitan Mike Sparrow. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al suo canale perché deve arrivare a 1000 iscritti, gli manca davvero pochissimo e io so che ci andrete perché davvero se li merita. È un ragazzo fantastico, soprattutto è un bravissimo doppiatore, sa fare un sacco di voci bellissime e alla fine di questo video ci sarà anche una sorpresa. Mi raccomando, In più vi ricordo che come sempre nei link che trovate in descrizione troverete la mia Summer Box di Amazon con tutti i prodotti che uso per fare i miei video, ma soprattutto non perdetevi l'offerta Back to School di Feltrinelli e IDS, troverete il link qua sotto, per tutti i gadget nuovi che potrete acquistare per l'inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023. Adatto per elementari, materne, medie, elementari, superiori, ma anche per i nostri fratelli cari universitari e soprattutto per gli insegnanti. Non perdetevelo, è valida fino al 30 settembre. Mi raccomando, Vi ricordo anche di passare da Merchandising Plaza se come me siete degli appassionati della cultura nerd e anche della cultura fantasy. Tante sorprese, ma adesso godiamoci questo video. Ok ragazzi, eccoci qua su YouTube. Chiudiamo la notifica di Wondershare Filmora. Allora, come vedete qui abbiamo il video, sigle mai tradotte in italiano, Felix il gatto, speciale regalo di compleanno. Io ho già provveduto a mettere il like, mi raccomando però di iscrivervi anche al canale di Capitan Mike Sparrow, perché come vi ho detto è una persona eccezionale, soprattutto molto talentuosa. In più guardate, gli manca davvero pochissimo per arrivare ai 1000 iscritti e io voglio che tutti quelli che seguono me vadano immediatamente a seguire anche lui, perché lui deve diventare uno degli youtuber più grandi d'Italia per il suo immenso talento nel doppiare i personaggi. Inoltre vi informo che anche un canale secondario, vi lascerò entrambi i link qua sotto in descrizione. Nel canale secondario fa dei video animati molto più belli, ma soprattutto molto più... A me piace definirli magici, ma la cosa più bella è la chicca che mette alla fine di ogni singolo frame di quel video, verso la fine, perché fa i doppiaggi di Pippo, Paperino e Topolino, per informare i possibili iscritti di seguirlo sui social. È bravissimo, ve lo garantisco. Adesso godiamoci la sigla. Sono veramente curioso. Alzo un po' il volume. Felix il gatto, ragazzi. Eccoci siamo. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ehi. Oh mio Dio. Ragazzi, quanti di voi da piccoli non guardavano Felix il gatto? Ve lo garantisco, questa è la seconda volta che faccio una reaction a una sigla tradotta di Capitan Mike Sparrow e tutte e due le volte era una sigla dove i personaggi erano dei gatti. Però, davvero, Felix il gatto è stato il capostipite dei cartoni animati. C'è un bellissimo video su YouTube, ve lo lascerò anche questo qua sotto in descrizione. Il titolo è un po' complicato, però comunque sia. Dove praticamente ci sono Topolino, Minnie, addirittura Oswald e Coniglio Fortunato e tantissimi altri personaggi che si danno lotta, guerra, perché sono convinti che uno abbia plagiato l'altro. Ma poi salta fuori che tutti loro sono stati in qualche modo ispirati oppure copiati da Felix il gatto proprio. Che per chi non lo sapesse, Felix il gatto è una creazione del 1919, presso a poco. Intrattenere il pubblico, rompere la quarta parete, cioè rompere la realtà anche. Felix il gatto è stato il primo cartone animato a fare cose di questo tipo, pur non essendo il primo cartone animato. Felix il gatto ti divertirà. Oddio, questo motivetto. Il professore ed anche Mastro Cilindro. Mastro Cilindro, mamma mia. La borsa magica. Era bellissimo. Ragazzi, da piccolo io volevo quella borsa magica, una borsa capace di trasformarsi in una miriade di oggetti differenti. Cioè, era meglio della borsa di Mary Poppins, oppure della borsa di Tinky Winky, o di qualsiasi altra borsa magica che vedevamo nei cartoni oppure nei film. E finora devo dire che Cap, come l'altra volta, ha fatto un lavoro fantastico di traduzione. E poi va perfettamente al ritmo con la musica ed è anche bravo a cantare. Presto accendi la tua TV.
Mamma mia, l'immagine di Felix che ride. Ora c'è la sorpresa, ragazzi. Aprite bene gli occhi e le orecchie. Eccoci, siamo. Eccomi arrivato al vecchio pozzo di mattoni. Ora devo procedere per mille passi da quella parte. Eccoci, siamo. Ecco. Ragazzi, ditemi voi se non è una cosa fantastica. Nell'ultimo frame del video ci sono Capitan Mike Sparrow e la doppiatrice originale di Lisa Simpson, ma anche di Felix, Monica Ward, dove Cap fa la voce di Milhouse mentre Monica fa la voce di Lisa Simpson. Cioè, ditemi se non è fantastico. Io ve lo dico, è fantastico! Ragazzi, scrivetemi nei commenti se anche voi da piccoli avete adorato Felix il gatto e soprattutto se vorreste altre reaction a sigle tradotte oppure a sigle in generale in futuro, perché veramente io che voglio riportare la magia dei cartoni animati sia qui su YouTube ma al tempo stesso anche nella cultura generale e sogno di poterli utilizzare per i miei progetti educativi in futuro, sono convinto che video come questo saranno immensamente utili, perché insomma poi tutte queste informazioni le troverete anche nel video di cui vi ho parlato poco fa, quello dove si dice che Felix abbia ispirato tutti i cartoni animati che conosciamo al giorno d'oggi, tipo Topolino, Oswald e Coniglio Fortunato, addirittura Tom e Jerry, persino Sonic, che si presume che fosse ispirato sullo stesso concept di Felix e the Cat. Ma insomma, può essere o come può non essere, perché insomma Felix dopo gli anni 60 non è che ha avuto questo grande margine di successo, a differenza della Disney oppure di Tom e Jerry, Scooby-Doo e chi più ne ha più ne metta. Tant'è che la sua ultima serie TV è Baby Felix, uscita a cavallo tra il 98 e il 2000, credo, se mi ricordo bene, ma potrei sbagliarmi, non importa. Nei primi anni 2000, quando io andavo alle elementari, c'era proprio un'intera campagna su Boomerang, il notissimo canale televisivo dove Felix era diventato la mascotte dei più piccoli. Chi è nato nel 99-2000 sicuramente se lo ricorderà, almeno credo. Avevano creato una petizione con Felix, non una petizione ma una sorta di campagna, dove tu dovevi votare Felix come il tuo personaggio preferito dei cartoni animati e in cambio lui ti prometteva meno compiti, meno professori malvagi da sconfiggere, più tesori nascosti, ma soprattutto più cartoni animati. E poi l'inno finale recitava così: vota per Felix, un gatto come noi. E poi si sentiva la risata. Quello secondo me è stato il miglior modo per riportare Felix all'apice di un tempo. Comunque sì, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre di passare da tutti i link che trovate in descrizione, specialmente dai due canali di Capitan Mike Sparrow, uno per vedere le sue grandissime creazioni animate, che attualmente sta portando tantissimi sketch animati anche sul canale principale. In particolare vi consiglio questi due video dove ci sono delle barzellette / battute di Iago in onore del doppiatore che purtroppo ci ha lasciati. E io conosco la voce di un certo progettino futuro, ma non vi spoilerò nulla. Andate a vedere il suo canale e la sua community. Io sono Alex Amat, questo è stato il mio grande ritorno su YouTube, almeno credo, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi, siamo ufficialmente tornati.